Federico Mento, che sostituisce Giovanna Melandri, che non è potuta essere presente. Lui è team manager di Human Foundation, però ovviamente gli chiediamo anche come procede questa task force internazionale sugli investimenti sociali, di cui appunto Giovanna Melandri è rappresentante per l'Italia ed è una task force promossa da David Cameron in occasione della presidenza inglese del G8 nel 2013. Grazie. Grazie. Beh, diciamo, partirei sostanzialmente dall'intervento del dottor Dalmaso, che si poneva il problema di come le istituzioni, in un certo senso, possono recepire e promuovere il filone della finanza d'impatto. Ecco, dentro questa partita, che è una partita estremamente importante ed estremamente decisiva, si colloca tutta la riflessione che è partita, diciamo, nel giugno del 2013 con l'istituzione della Social Impact Investment Task Force. Ecco, la Social Impact Investment Task Force è stata fortemente voluta dal presidente Cameron, ricalcando in un certo senso la Social Impact Investment Task Force inglese del 2000, che aveva come compito quello di individuare gli ambiti e i vettori di crescita del settore degli investimenti sociali. Ecco, la task force del G8 raccoglie quindi gli esponenti del mondo della finanza d'impatto e della finanza sociale, degli investimenti sociali a livello dei Paesi membri. Forse più che G8 sarebbe il caso adesso di definirla G7, visto le ultime vicende, però all'interno quindi della task force sono rappresentati mondo della finanza, istituzioni e che stanno ragionando su come a livello internazionale e a livello nazionale si può promuovere il settore degli investimenti d'impatto sociale. Una riflessione che si sta concludendo. A Londra il 19 e il 20 di giugno ci sarà un incontro plenario della task force in cui sostanzialmente verranno definite le linee guida del rapporto che verrà poi presentato a settembre e ad ottobre a Roma, 28 e 29 di ottobre, ci sarà un ulteriore appuntamento della task force durante il semestre di presidenza italiana. Questo percorso è un percorso estremamente interessante su più livelli, chiaramente a livello internazionale, perché si sta ragionando di come, diciamo, intervenire per favorire il mercato e lo sviluppo di questo settore, che oggi, se andiamo a vedere i numeri, è sicuramente poco consistente, ma che nelle analisi dei più importanti analisti ha margini di crescita e di potenzialità molto grandi. Secondo alcune stime potrebbe raggiungere l'1% dei portafogli, diciamo, di investimenti a livello internazionale, che può sembrare, diciamo, una cifra molto piccola, ma in realtà è un volume estremamente grande di risorse che fluiscono quindi ad imprese sociali e a realtà ad impatto sociale. Ecco, quindi a livello internazionale c'è, diciamo, la riflessione sugli strumenti, sui mezzi che possiamo mettere in campo per favorire, diciamo, lo sviluppo di questo nuovo settore, di questa finanza responsabile 2.0, se mi consentite in termine, cioè se la finanza responsabile in un certo senso ha una funzione difensiva, invece la finanza impatto ha una funzione veramente generativa, diciamo, di valore sociale nei territori, nelle comunità. E a livello nazionale anche diciamo, la task force ha prodotto e sta producendo una serie di risultati estremamente positivi. In primo luogo abbiamo raccolto attorno a un tavolo sostanzialmente quasi tutti gli operatori o pressoché tutti gli operatori del settore, quindi diciamo il mondo della finanza, i grandi investitori istituzionali, penso ai fondi pensioni e alle assicurazioni, e chiaramente, diciamo, tutte le realtà del terzo settore e dell'imprenditoria sociale avanzata che stanno ragionando attorno, insomma, al tema della sostenibilità dell'impresa sociale. Quindi stiamo lavorando su questo aspetto
A breve dovremmo pubblicare un corposo rapporto del lavoro della Task Force italiana, che si è articolata su 6 gruppi di lavoro che hanno, diciamo, ragionato lungo un semestre attorno a una serie di temi: al tema degli asset, a come, diciamo, sviluppare quindi il mercato potenziale, al tema della misurazione dell'impatto sociale, che è un tema chiave, cioè se parliamo di investimenti di impatto sociale dobbiamo essere in grado di misurare l'impatto che produciamo, e quindi c'è un grosso dibattito a livello internazionale e anche a livello nazionale per definire i framework, per definire le metodologie di misurazione dell'impatto sociale, che è, diciamo, un fatto tutt'altro che scontato. Un tema legato alla cooperazione internazionale e come, diciamo, il nuovo ciclo della cooperazione si deve interfacciare con gli investimenti di impatto sociale, ed un focus molto forte legato all'impresa sociale. L'impresa sociale in Italia oggi è, diciamo, sicuramente un tessuto molto vivo, allo stesso tempo però, diciamo, questa capacità di rispondere ai bisogni collettivi ha bisogno e necessita di risorse che siano in grado di favorire processi di innovazione sociale. Cioè, in un momento in cui la spesa pubblica e tutto il sistema di welfare è messo a dura prova dalle politiche di austerità, la capacità di innovazione del terzo settore dentro un quadro di sussidiarietà, che si diceva nel panel precedente, è fondamentale. E in questo senso il ruolo di una finanza d'impatto può essere veramente un ruolo, diciamo, centrale, cioè nel sostenere questi processi di innovazione delle imprese sociali. Quindi questo focus molto forte sull'impresa sociale e su come possiamo oggi, diciamo, rendere l'impresa sociale un attore che è in grado di ricevere gli investimenti della finanza d'impatto. Con la struttura giuridica dell'impresa sociale italiana oggi è sostanzialmente impossibile o molto difficile pensare che un fondo di impatto sociale possa, diciamo, allocare del capitale all'interno dell'impresa sociale. Abbiamo individuato una serie, diciamo, di linee guida che secondo noi dovrebbero essere l'intelaiatura di una ipotesi di riforma della legge sull'impresa sociale, per far sì che effettivamente, diciamo, le imprese sociali possano ricevere parte di questi capitali impact che si stanno muovendo a livello planetario, ma anche a livello europeo. La comunità europea ha istituito un fondo per sviluppare la finanza d'impatto, e quindi se noi non abbiamo, diciamo, imprese sociali che sono in grado di aprirsi agli investimenti, probabilmente perderemo delle occasioni notevoli, diciamo, di crescita del settore nei prossimi anni. Quindi c'è tutta una riflessione che sta avvenendo su quale dovrebbe essere le leve da toccare in una ipotesi, in una prospettiva di riforma della legge, che peraltro mi sembra che il governo abbia pienamente recepito. Il sottosegretario Bobba, che si occupa di questo tema, e si è occupato di questo tema anche, diciamo, nella sua veste precedente alla Camera, aveva presentato una proposta di legge che purtroppo non è stata approvata, ma sta lavorando ad una ipotesi di riforma che è molto vicina, diciamo, alle linee guida che sono diciamo, state disegnate all'interno del lavoro della task force. Quindi, insomma, questo grande lavoro sostanzialmente ha l'obiettivo di fare in modo che le imprese sociali possano, diciamo, diventare e accogliere il flusso di capitali degli investimenti ad impatto sociale. E se pensiamo al tema, insomma, dell'ambiente, dell'agricoltura, di come effettivamente le imprese sociali che operano in questo settore e alle imprese sociali che operano in questo settore, e andiamo a vedere i flussi degli investimenti ad impatto sociale a livello internazionale, ci sono una serie di fondi che sono sostanzialmente specializzati negli investimenti in imprese sociali che operano nel settore dell'agricoltura. Penso ad esempio a uno dei fondi
più interessanti come modello di intervento che Root Capital, che opera fondamentalmente nel sostenere le esperienze di imprese sociali che operano nel settore agricolo, soprattutto diciamo, nelle produzioni organiche, nelle produzioni biologiche, in America Latina, ma anche in Africa, e che sostanzialmente ha consentito a tutta una serie di soggetti di imprenditoria diffusa di svilupparsi, di accedere al credito, che è uno dei grandi temi diciamo, della debolezza strutturale delle imprese sociali che operano in contesti rurali nel sud del mondo. Ecco, diciamo, in questo senso c'è l'esperienza sicuramente interessante di Root Capital, l'esperienza di Responsibility che opera più diciamo, in Africa e all'interno del GIN, che è l'organizzazione che raccoglie i fondi di investimento di impatto sociale, si è costituita un sottogruppo che lavora proprio sul tema dello sviluppo del settore agricolo, diciamo, di quali sono, e ci sono gran parte di questi operatori fanno parte di questo sottogruppo che sta lavorando attorno al tema degli investimenti di impatto nel settore agricolo. E pensiamo che a livello mondiale la popolazione impiegata in attività agricole è enorme, soprattutto diciamo, alla base della piramide, che è il settore su cui interviene ed agiscono gli investimenti di impatto sociale. Quindi su questo ci sono a livello internazionale potenziali di crescita straordinari. Così come io penso ci siano un potenziale di crescita straordinario sull'imprenditorialità sociale in agricoltura in Italia. L'agricoltura probabilmente è stata uno dei settori che ha risentito meno della crisi economica, diciamo, è stato quasi un settore anticiclico rispetto diciamo, agli altri settori tradizionali dell'occupazione. Non solo diciamo, ha parzialmente mantenuto il numero di occupati, ma ha visto anche una crescita di occupati, soprattutto dei giovani, che mi sembra un dato estremamente, estremamente interessante. A livello di imprese sociali, le imprese sociali che operano nel settore agricolo sono relativamente poche. Su 14.000 abbiamo circa, secondo diciamo, un'indagine dell'Eurix, circa 400 imprese sociali che operano in questo ambito, ma io credo che il potenziale di crescita sia molto grande. Quindi diciamo, quasi mi auguro che tutto il lavoro che si sta facendo adesso con la Task Force e in parte anche le aperture del governo, e mi riferisco in particolare al fondo per le imprese sociali che è stato presentato dal Presidente del Consiglio con una dotazione ipotetica di 500 milioni di euro, possa sicuramente essere un fattore determinante per sviluppare gli investimenti di impatto alle imprese sociali nel nostro Paese. Grazie.